Benvenuti ad una nuova puntata del mio programma dedicato all'opera e alla musica classica. Stasera, protagonista, il soprano Barbara Barnesi. Ecco a voi la mia intervista. Benvenuta al soprano Barbara Barnesi. Ciao Barbara! Ciao Serena, grazie per avermi invitato. Ringrazio te per aver preso parte al mio programma. Barbara, come è iniziato questo tuo percorso che poi ti ha portato a intraprendere la carriera sopranile? Guarda, io ho incominciato col pianoforte. Mia mamma è cantante e tra l'altro, vabbè, è anche la mia insegnante e aveva il pianoforte in casa e così me lo sono ritrovato a 6 anni e mi hanno fatto prendere lezioni, ho preso il diploma. Mi ha aiutato anche molto mio padre perché anche lui è strumentista, professore d'orchestra di contrabbasso a Genova e diciamo che mi hanno scortato lungo questa, questa lunga serie di esami che è stato poi appunto il conseguimento del diploma di pianoforte. Poi ho incominciato a lavorare in teatro, 2 o 3 anni ho lavorato come maestro collaboratore. E un giorno mi sono accorta che dall'altra parte si divertivano tantissimo. Io ero dietro le quinte e mi piaceva moltissimo il mio lavoro, devo dire, assolutamente. Però non lo so, ho detto proviamo. Ho cominciato a studiare, fortunatamente la voce, gli studi musicali c'erano, dunque non ci ho neanche messo tantissimo a fare le prime cose, fortunatamente. E così è cominciata. Giusto. E c'è un autore che ti ha accompagnato diciamo, dai primordi della tua carriera, che è Rossini. Sì, sebbene io non abbia fatto tantissimo di Rossini, però è una tra le prime cose, sì, che ho fatto sul palcoscenico, grazie all'Accademia Rossiniana che mi ha dato l'opportunità di debuttare prima nel Viaggiare a Reims La Corinna, che adoro svisceratamente, proprio la trovo veramente toccante, e L'Italiano in Algeri con il personaggio di Elvira. Più tardi, poi l'anno scorso sono riuscita a debuttare anche il Turco in Italia con la Fiorilla, personaggio favoloso, divertentissimo e faticosissimo, veramente. Quando inizia a cantare non la smette più. Allora, tu hai anche debuttato diversi ruoli. Quali sono appunto i ruoli che hai debuttato finora? Ah, i ruoli, diciamo, più importanti? Guarda, allora, parecchie volte ho sostenuto la parte di Gilda in Rigoletto, Nannetta nel Falstaff, Norina nel Don Pasquale, Adina nell'Elisir d'Amore, poi la Zerlina in Don Giovanni e poi boh, tanti altri. Adesso la Carolina nel Matrimonio Segreto di Cimarosa. Appunto la donna Fiorilla, Oscar nel Ballo in Maschera, Despina nel Così fan tutte, la mia adorata Giulietta nei Capuleti e Montecchi, che adoro veramente, e poi vabbè, tanti altri, l'Euridice in Orfeo Euridice, Barbarina nelle Nozze di Figaro, Marzelline nel Fidelio, con il quale dovrei tornare l'anno prossimo qui al San Carlo, diretta dal maestro Meta. Sì, speriamo bene. Poi, Dai. vabbè, i ruoli mozartiani, come Ilia nel nell'Idomeneo, la Servilia nella Clemenza di Tito e via, dai, più o meno questi. Diciamo che degna di nota anche, diciamo, la tua cantante italiana nel Capriccio di Strauss Sì. all'Opéra Garnier di Parigi con la Sì. direzione di Jordan. Che Sì. ti ricordi di quell'esperienza? È stata entusiasmante perché catapultata in un teatro come l'Opera di Parigi, alla Sala Garnier, che è sfolgorante, commovente proprio. La prima volta che sono entrata sono rimasta basita. Era un personaggio molto divertente.
un po' tipo Olga di questa Fedora, un po' diva, un po' frivola così. È una caricatura di come vedono i cantanti italiani, diciamo, all'estero, no? Un po' sopra le righe, ecco. E niente, è stato divertentissimo, circondata da grandi artisti, da un grande direttore, appunto, Philippe Jordan, e poi una bellissima regia che è stata quella di Carsen. A San Carlo è stato il tuo debutto o c'eri già stata? San Carlo sono stata a settembre scorso, settembre-ottobre scorso con Don Pasquale, diretta dal maestro Christopher Franklin. Anche lì è stata un'esperienza bellissima, un allestimento storico che ha fatto il giro veramente di tantissimi teatri. È stato veramente bello. Sono stata accolta bene. E mi è entrata nel cuore, devo dire. Ah, ok. Invece al Teatro Carlo Felice di Genova, che poi è la tua città natale, Sì, sì, con sì. quale opera hai debuttato? Allora, il primissimo ruolo, e non mi ricordo l'anno, mi sembra 2007, 2008, proprio i primi passi che muovevo, ho fatto il primo Orfano nel Rosa e Cavalier di Strauss, che è una parte piccolissima ma molto carina, e quella è stata la prima cosa. Poi ho fatto nella Sonnambula, ho cantato Lisa, diretta dal maestro Daniel Oren. E poi l'anno dopo praticamente il mio debutto di Gilda in Rigoletto a casa. È stato molto bello. Spero di tornare presto, infatti. Ma tu noti una differenza tra il cantare, diciamo, in casa e in trasferta? Ci sono delle emozioni oppure per te ogni teatro è come se fosse casa tua? No, ogni teatro è diverso in realtà. Ti dà delle emozioni diverse dalla struttura architettonica, dal pubblico, dal ruolo che stai affrontando anche tantissimo, dipende da quello. E, vabbè, a casa, a Genova, c'era un'atmosfera particolare perché ovviamente mezza platea erano anche i miei conoscenti, diciamo. Succede così molto, no, mezza platea ovviamente no, però 20-30 persone sono venute durante le recite. E quello mi ha fatto sentire molto bene, mi sono sentita supportata. Poi nei vari teatri in cui mi muovo, ovviamente riescono anche a seguirmi i miei genitori, il mio fidanzato, questa volta pure i genitori del mio fidanzato sono venuti, oppure amici carissimi che mi seguono e che ritrovo dappertutto, ovunque io mi muova. E questa è una cosa molto bella, ti dà molto calore. Che rapporto hai con il pubblico? Senti empatia in qualche teatro in particolare? Come accolgono le tue interpretazioni? Cosa avverti? Ogni volta è un po' diverso, ripeto, dipende da come sei predisposto anche tu, da quanta tensione, quanta paura, perché poi non scordiamoci di dirlo, che ogni volta che si sale sul palcoscenico, almeno personalmente, arriva la tensione, arriva la paura di sbagliare, tutta una serie di cose. Poi, dopo i primi minuti, questa cosa solitamente si scioglie e ci si incomincia a divertire veramente. Io ho cantato moltissimo a Torino, al Regio, e io devo dire che lì mi sento. Non lo so, mi sento abbastanza a casa, dicevamo. Non lo so come mai, forse perché appunto ci ho cantato tante volte, però sento un'atmosfera particolarmente così benevola. Poi, non lo so, durante lo spettacolo si avverte assolutamente empatia, quando fai piccoli movimenti e percepisci che il pubblico ti sta seguendo, scappa una risata. Senti un silenzio di tomba che è altrettanto meraviglioso perché il pubblico ti sta seguendo. Dipende da tante cose, però e questa cosa io l'avverto in corso d'opera, ecco. All'inizio solitamente sento le mie di ansie, ecco. Dunque sono concentrata più su quello, poi dopo mi sciolgo e avverto anche gli altri. Magari essendo tu anche pianista e l'attenzione, diciamo, in un concerto pianistico è rivolta in effetti a una sola persona.
È possibile che si abbia sviluppato di più questo modo di sentire il pubblico, secondo te? Guarda, io mi ricordo che quando suonavo, devo dire anche che ero bravina, ero brava, me la cavavo Ci e credo. no, io ho sempre provato una grandissima tensione. Me la sono goduta veramente pochissime volte, devo dire la verità. Sebbene suonare mi piacesse tantissimo. E i miei amici, parenti mi dicevano: "Ma come? Ma sembri così rilassata, così a tuo agio?" Dico quasi. non lo so, sicuramente aver rotto il ghiaccio magari da piccola col pianoforte sicuramente mi può aver aiutato col canto poi. Sicuramente sì. Assolutamente. Il tuo debutto a teatro alla Scala Sì. è con Giannetta nelle Lisinde d'amore, con la direzione di Renzetti. Sì. Appunto, alla Scala, insomma, cosa hai provato salendo per la prima volta su quel palco? Io mi ricordo come se fosse adesso quando alla provante generale, che era aperta al pubblico, si è aperto il sipario. Era stracolma, c'era gente che cadeva quasi dai palchetti, perché probabilmente era anche una prova, non so se gratuita o comunque quasi, ecco. In cui era veramente, poi c'era un cast meraviglioso, c'era Vigliason, c'era Nino Machaizze in prima compagnia e devo dire che ho provato un'emozione fortissima, 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 me la porterò dietro, dentro, sicuramente. Diciamo che per voi cantanti salire sul palco è la punta dell'iceberg, quindi il coronamento di tutto un lavoro che c'è poi dietro. Assolutamente, In che assolutamente. consiste questo lavoro, magari per grandi linee, perché so che è impossibile dirlo. No, però sì, a grandi linee te lo dico, parte anni prima, dipende da quello che devi fare. Ma quando devo fare un debutto di un'opera particolarmente lunga, difficile, impegnativa, parte veramente un anno e mezzo prima, lo studio, l'approcciarsi con la partitura, con la vocalità che magari è leggermente diversa dalla tua, dunque devi incominciare a guardare in prospettiva come arrivarci, incominci a studiare il personaggio, piano piano le arie, e poi personalmente dopo che lo studio intensamente, intensivamente per 2 o 3 mesi, lo lascio lì, non lo canto più. Ne canto dell'altro, ovviamente, perché lo studio c'è sempre, e poi lo riprendo. E ha solitamente una faccia nuova quando lo riprendo, c'è più facilità nel cantarlo, nel capire cose che prima avevi ignorato. E poi piano piano si avvicina all'inizio delle prove, alle quali ovviamente tu devi arrivare musicalmente preparato perfettamente, perché da lì poi inizia il lavoro, no? Inizia il lavoro col regista, solitamente prima col regista, in cui si comincia a capire la psicologia del personaggio, secondo il regista, ovviamente, perché tu arrivi con un'idea fatta, e poi incontri il direttore d'orchestra e piano piano si fondono le cose, costumi, parrucca, trucco, e arriva la prova generale che è solitamente, oppure anche l'antepiano, che è la prova con la prova tecnica per eccellenza, con costumi, oggetti e tutto, e si va in palcoscenico e si prova lo spettacolo praticamente. E con la generale diciamo che sia un'anteprima effettiva dello spettacolo, che poi sarà. E come vedi, appunto, tutto converge a verso una settimana di recite, 2 settimane di recite. Però il lavoro inizia tanto, tanto prima. Assolutamente. Ma anche da pianista, tu non so se hai mai fatto dei concerti, Sì. e anche da pianista più o meno com'è la preparazione per un concerto? Preparazione per un concerto. Prima di tutto ti devo dire la verità, è passato molto tempo, perché ormai sono 12 anni che canto, dunque concerti è da un bel po' che non ne faccio, però anche lì la preparazione parte sicuramente come minimo l'anno prima.
se sai che devi fare qualcosa, incominci a studiarlo. Poi con il fatto che con lo strumento tu puoi suonare veramente tante ore. Io sono arrivata a studiare ovviamente anche per il diploma, per l'esame dell'ottavo, 6-8 ore al giorno, cosa che io prima non, cioè durante l'anno non ho mai fatto. Io ho sempre avuto una grande facilità, devo dire la verità, e tecnicamente le cose mi venivano quasi subito. Ecco, poi ovviamente c'era il lavoro dell'interpretazione che era altrettanto importante, però avevo una bella facilità, solo che ovviamente quando hai un diploma davanti, diciamo che la tua concentrazione è al massimo e vuoi dare il meglio. Dunque, sono arrivata tranquillamente a 8 ore, come magari non 8 ore, ma 4 o 6 per un concerto sicuramente, ecco. Sì. Tornando un po' all'opera, tu hai collaborato con importanti direttori d'orchestra, tra cui Daniel Oren e Michele Mariotti. Sì. Come ti approcci? Che dialogo hai con un direttore d'orchestra? Come lo vivi il momento di insegnamento, di scambio? Dipende anche molto da come si pone il maestro in questione. Magari arriva la persona che ha già le idee prestabilite, che sono quelle, e tu devi fare quello, e va bene, se ne parla, e poi comunque cerchi di assecondare le richieste. Se no, c'è anche la persona che è apertissima al dialogo, con la quale, diciamo, crei. Col maestro Oren ho avuto l'onore appunto di eseguire 2 volte la Lisa nella Sonnambula, sia a Genova che poi a Salerno. E beh, è una figura di grande carisma, assolutamente, molto abbastanza autoritario, però anche una persona piacevole, molto simpatica. E lì sì, effettivamente lui aveva delle idee prestabilite, assolutamente, anzi, avevo solo da imparare, assolutamente. Col maestro Mariotti anche, perché è stata una collaborazione molto, molto interessante, e anche lui mi ha insegnato molto, devo dire la verità, con il ruolo di Ilia nell'Idomeneo che ho debuttato a Bologna. Tu hai qualche ruolo in particolare che interpreti con maggiore enfasi, che ti piace di più, che lo faresti sempre a ripetizione? Ma guarda, a ripetizione no, niente, perché mi piace cambiare. Cioè, dopo una produzione mi è capitato magari di cominciarne un'altra con lo stesso titolo. Ed è un po' stressante, diciamo, come cosa, perché comunque ripeti magari per 4 mesi di 3 mesi totali sempre col personaggio, magari con ovviamente sfaccettature diverse perché sono produzioni diverse, però ecco, preferisco alternare. Però comunque tra i miei personaggi preferiti Gilda, Norina tantissimo, Giulietta l'ho fatta solo una volta, però la rifarei assolutamente. E poi vediamo, non vedo l'ora di debuttare la Susanna, che mi Oh. E Nozze di Figaro. c'è qualche ruolo che ancora non hai debuttato e che vorresti assolutamente debuttare? Assolutamente sì, che non ho debuttato, ce ne sono ancora tanti e sono molto interessata a debuttare Carmen, nella ruola di Micaela, sicuramente, mi piacerebbe molto la Liu della Turandot, mi piacerebbe molto anche la Juliette, il Romeo e Juliette di Gounod, questi sono assolutamente le mie prime, sarebbero le mie prime richieste, diciamo. Hai un compositore in particolare che ti ispira di più, magari Puccini, Verdi, oppure non fai differenza, insomma. No, diciamo che il romanticismo è quello che mi colpisce maggiormente, e così era anche nel pianoforte, ovviamente, perché il momento è quello. Bellini, tantissimo, che è quasi il mio equivalente di Chopin suonando. Poi Donizetti, ho fatto un po' di cose, devo dire che mi trovo molto bene a cantarlo.
Rossini anche ovviamente, Verdi per alcune cose, non ne ho fatte molte perché comunque mi sono limitata a Rigoletto, Ballo in maschera e Falstaff, però Verdi è assolutamente trascinante e Puccini pure, però diciamo che appunto io non ho ancora toccato, tranne la musetta, non ho ancora toccato questo compositore come studio, come canto, però ad lo adoro, veramente. Sì. Mozart ovviamente, vabbè, lo do per scontato perché, però non bisogna darlo per scontato assolutamente perché a molti miei colleghi non piace, però è la perfezione assoluta. E quindi Che va dire? citato. Citarlo sì, al minimo. Allora, ti dico il nome di un'opera che è Fedora di Giordano a Sì. San Carlo di Napoli, che sta avendo un successo enorme, dalla scenografia alle voci, costumi, veramente ha avuto tantissimi complimenti. Tu, che appunto interpreti una meravigliosa contessa Olga e la vivi dall'interno, quindi dall'interno del cast, come trovi questa produzione e come ti stai trovando? Guarda, benissimo, mi sto trovando benissimo e per me è realmente un onore essere in una produzione con stelle di questo calibro, dalla signora Cedolins ovviamente a Giuseppe Figlianotti, Roberto De Candia. Diciamo che è bello lavorare in condizioni del genere, ecco. Poi è stata una bellissima direzione del maestro Asher Fish e una regia altrettanto spettacolare come quella del compianto maestro Pugelli, ripresa da Salvo Piro. E, che dire, io nel secondo atto mi sento veramente in una festa parigina. Cioè, ci sono i particolari che ti fanno immedesimare assolutamente in quello che stai facendo, da il candelabro alla decorazione sul mio vestito, al tavolino d'epoca, tutto, cioè, Ma poi che abiti? veramente. Gli abiti, vabbè, sono un'eccellenza, sono esposti in varie mostre, gli abiti di quest'opera sono stati esposti e il mio abito del secondo atto è, che dire, un'opera d'arte. Se le signore sarte non lo troveranno più nel teatro, sapranno a chi rivolgersi. E anche comunque nel terzo atto ne ho due, e il secondo dei due è un abito per andare in bicicletta di fino a 800. Carinissimo, io ti ho Sì, visto. che odio, cioè, purtroppo lo tengo poco perché lo metto proprio per cambiarmi e andare in bicicletta e basta praticamente. Però sono quei particolari che fanno la differenza. Cioè, fare un costume per essere messo un minuto vuol dire che veramente dietro c'è qualcosa di grande, secondo me. E com'è stato entrare appunto in questi meravigliosi panni della contessa Olga? È molto brillante, briosa, insomma, diversissima da Fedora. sì, assolutamente. Diciamo che Olga, assieme anche a Desirée a volte, nel secondo atto è un po' l'unico fascio di luce dell'opera, no? Di allegria, frivolezza e tutte queste cose. È divertente, divertentissimo perché esageri quello che non sei, effettivamente non sono così. Una parte di me potrebbe anche esserla, ecco, diciamo. Prendo quella parte e la moltiplico perché sì, ti diverti a fare quello che non faresti solitamente, no? Quello che si spera tu non sia veramente, cioè una pazza isterica, arrampicatrice, no, pazza no, assolutamente, però abbastanza sopra le righe lo è, ecco, come personaggio, un'arrampicatrice sociale, diciamo un po'. Infatti lei si fregiava di avere questa relazione col nipote di Chopin. Assolutamente, con grande presentazione poi lo fa, lo presenta a tutti, fierissima e sfoggiandolo. Diciamo che è un rapporto alla pari, nel senso che lei usa lui e lui usa lei per entrare in società.
sostanzialmente, ecco, poi la relazione non è che abbia un gran seguito, però al momento funziona, ecco, al momento di Parigi ha funzionato. In teatro, alla recita in cui sono stata io, non so se anche nelle altre, io ho avvertito questa sensazione che nel momento in cui l'orchestra, diciamo, si è zittita e ha iniziato a suonare Ladinsky, è un'atmosfera quasi magica sul palcoscenico. Sì, anche secondo me. Sì, molto molto Già bene. giù purtroppo non l'ho sentita, ovviamente, però sì, tutto questo suono che arriva dall'orchestra smette e arriva questo pianoforte, tra l'altro è in fondo al palcoscenico, dunque si sente, a parte che appunto il pianista, il maestro in questione, Roberto Moreschi è veramente, veramente eccellente. Si sente questa atmosfera, veramente ti fa ritornare indietro. C'era un silenzio religioso in teatro. È stato un momento molto molto emozionante. Penso Bene, sono molto benissimo. felice che sia stato così anche laggiù. Sì, assolutamente, assolutamente, sì. Sì. Tutti bravissimi, è stata veramente una produzione, un cast straordinario e ti faccio i miei complimenti. Ti ringrazio. Barbara, hai progetti futuri di cui magari puoi parlarci, puoi darci un piccolo anticipo? Sì, certo. Diciamo allora, a breve avrò il mio debutto nella Pamina del Flauto Magico al Comunale di Sassari e poi sarò sempre in Sardegna, a Cagliari, per il Falstaff. Che sarà la mia sesta o settima volta, ma felicissima assolutamente. Tra l'altro canterò di nuovo con Roberto De Candia, che sarà di nuovo Falstaff, come è stato qui qualche mese fa, o un mese fa, non mi ricordo. E queste sono le prime cose, poi appunto ritornerò qui al San Carlo, anzi alla Reggia di Caserta ci sarà uno spettacolo che Chi d'altrui si veste di Cimarosa. E poi nell'autunno del 17 il Fidelio di Beethoven, di nuovo qui al San Carlo. Per ora ti dico questo. Ok, e Sì, c'è anche, mi sembra, una collaborazione con il maestro Zubin Mehta. nel Fidelio di Ok. Beethoven Quindi dovrebbe. sarà la prima volta per te che sarai diretta dal maestro Mehta oppure già La con... prima volta, la prima Oh, volta. Felicissima, ok. ovviamente. Sono già Assolutamente. emozionata, guarda. E immagino, immagino. Barbara, io ti ringrazio tantissimo per avermi concesso questa intervista Grazie carinissima. a te, è stato un grandissimo piacere fare questa intervista e conoscerti. Grazie, anche per me è stato un onore conoscerti dopo la recita della Fedora. A parte che sei splendida, quindi bella fuori, dentro e hai possiedi una voce veramente fantastica. Quindi è stato un onore e un piacere poterti stringere la mano e Grazie ancora davvero. abbracciarti. Un saluto. Un abbraccio in bocca al lupo per la tua trasmissione. Crepi, e buon lavoro a te. Grazie, ciao Serena. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Barbara Bagnesi nasce a Genova e si forma alla scuola del maestro Giuseppe Bisio, diplomandosi in pianoforte col Massimo De Muti presso il Conservatorio Paganini di Genova, sotto la guida del professor Franco Trabucco. Si perfeziona in seguito con Massimiliano Damerini. Come accompagnatrice di cantanti lirici, collabora con noti maestri di canto, tra i quali Ottavio Garaventa, Luisa Maragliano e Ugo Benelli. Svolge attività di maestro collaboratore presso il Teatro Carlo Felice di Genova, il Festival dei Due Mondi di Spoleto e l'Opera Giocosa di Savona. Studia canto con il soprano Marika Guagni. Nel 2005 vince il primo premio, il premio Rivelazione e il premio Tosti al concorso lirico internazionale Capriolo e nel 2006 partecipa al concorso Toti dal Monte, dove risulta vincitrice del ruolo di Nannetta in Falstaff, che debutta al Teatro Comunale di Treviso. Ascoltiamo il soprano Barbara Bagnesi nell'interpretazione dell'aria di Carolina, tratta dal Matrimonio segreto di Cimarosa.
Nel 2004, in seguito all'idoneità al concorso a Slicco, Barbara Barnesi debutta nel ruolo di Sophie nel Werther di Massenet presso il Teatro Fraschini di Pavia, il Teatro Grande di Brescia, il Ponchielli di Cremona e il Sociale di Como. Contemporaneamente debutta nell'Elisir d'Amore nei ruoli di Adina e Giannetta nell'ambito di Opera Domani al Teatro Sociale di Como e al Teatro Grande di Brescia sotto la direzione del maestro Mianiti e la regia di Crivelli. Frequenta l'Accademia Rossiniana sotto la guida del maestro Zetta, grazie alla quale interpreta il ruolo di Corinna nel Il viaggio a Reims, sempre nell'ambito del Rossini Opera Festival di Pesaro, dove ritorna con Euridice in Adelaide di Borgogna ed Elmira nell'Italiana in Algeri e Barbarina nelle Nozze di Figaro nel Circuito Lombardo, Nannetta in Falstaff all'Opera di Berna e all'Opera di Anversa, al PAC di Milano interpreta Bastien in Bastien und Bastienne di Mozart e Vittoria in Tutti in maschera di Pedrotti, produzione dell'Opera Giocosa di Savona al Teatro Sociale di Rovigo, Amore in Orfeo ed Euridice e Servilla nella Clemenza di Tito all'Opera Giocosa di Savona e il soprano in Amor scioglie pregiudizi di Gnecco alla Chiesa di San Martino a Genova. Ascoltiamo il soprano Barbara Barnesi nell'interpretazione dell'aria A. Non credea. A. Non giunge. Aria tratta dalla sonnambula di Vincenzo Bellini. Stinto, ovvio.
Al Teatro Carlo Felice di Genova, Barbara Barnesi è il primo orfano del Cavaliere della Rosa e Lisa ne La Sonnambula, che interpreta anche al Teatro Verdi di Salerno, dove ritorna con Zerlina in Don Giovanni. Degno di nota è il debutto nel ruolo di Gilda, in Rigoletto, al Carlo Felice di Genova, dove riscuote un personale successo, così come al Teatro Reggio di Torino e al Festival Estivo di Massa Marittima. Ascoltiamo il soprano Barbara Barnesi nell'interpretazione dell'aria Perdonate, Signor mio, aria tratta dall'opera Il matrimonio segreto di Cimarosa.
Sotto la direzione del maestro Riccardo Muti, Barbara Barnesi è Dircea in Demofonte di John Melly al Festival di Salisburgo, all'Opéra Garnier di Parigi e al Teatro Alighieri di Ravenna e, la stagione seguente, Cabri nella Betulia Liberata al Festival di Salisburgo e al Ravenna Festival. Debutta in Ilia, in Idomeneo, al Teatro Comunale di Bologna, al Comunale di Ferrara, di Modena, all'Alighieri di Ravenna, al Municipale di Reggio Emilia. È Giannetta nell'Elisir d'Amore al Teatro alla Scala. Intensa è la sua attività concertistica e la sua collaborazione con l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, con la quale canta selezioni dalle Nozze di Figaro, Il Barbiere di Siviglia, l'oratorio La Betulia Liberata di Mozart presso il Teatro Dal Verme di Milano. Ascoltiamo il soprano Barbara Barnesi nell'interpretazione dell'aria Quel guardo Il Cavaliere, aria tratta dall'opera Don Pasquale di Donizetti. Thank you.
Al Teatro Politeama di Prato, Barbara Barnesi interpreta Oratori di Mozart. Si esibisce inoltre nel concerto inaugurale della Cappella Musicale Fiorentina, Madama Butterfly, e Le Donne di Puccini, in occasione del centenario di Madama Butterfly, tenutosi nella Basilica di San Giovanni a Lucca e nei Carmina Burana a Lecco. Per la Fondazione Arcadia, canta in concerto musiche di Telemann e Bach nella Basilica di San Simpliciano in Milano. Interpreta musiche di Puccini a Palazzo Strozzi a Firenze e al Teatro di Verdura a Milano. Si esibisce in Mottetti di Vivaldi al Collegium Pro Musicum di Graz. È stata Gilda in Rigoletto alla Royal Opera House di Muscat, Oman, Nannetta in Falstaff al Teatro Regio di Parma, Marzelline in Fidelio al Teatro Regio di Torino. Tra gli altri impegni anche la cantante italiana nel Capriccio all'Opéra Bastille di Parigi in Così fan tutte e Oscar in Un ballo in maschera al Teatro Regio di Torino. È stata una frizzante contessa Olga nella Fedora di Giordano al Teatro San Carlo di Napoli. Ascoltiamo il soprano Barbara Barnesi nell'interpretazione dell'aria Come prima, aria tratta dall'opera I pescatori di perle di Bizet. Tre fois dans la nuit sombre,
La sigla di questa puntata del mio programma dedicato all'opera e alla classica è l'intermezzo dell'opera Fedora di Giordano. Grazie per aver seguito questa puntata del mio programma che ha visto protagonista il soprano Barbara Barnesi, che ringrazio con affetto per la sua disponibilità e gentilezza. Spero che la puntata sia stata di vostro gradimento. Un saluto a tutti, Serena.